Cari aretini, è un momento particolarmente bello e significativo quello che stiamo vivendo insieme. Dopo una grave crisi c'è sempre una rinascita. Succede sempre e dovunque. Succede anche in Arezzo e alla comunità cristiana di questa bellissima, incantata città. Una città che è rimasta stordita dalle vicende che hanno sovvertito usi e costumi in questi ultimi giorni, in questi ultimi mesi. Ma vi sareste mai aspettati che tutti gli aretini dessero retta? E tutti rispettassero le norme e tutti facessero come era stato prescritto. Ma questi mesi hanno coinvolto perfino le nostre più radicate tradizioni cattoliche. Anche solo poco tempo fa sarebbe stato difficile pensare che noi preti avessimo messo tutto questo zelo per dirvi un venite in chiesa, per carità, state attenti, distanze, mascherine e tutta quella roba lì. Ora tocca però far sapere alla gente che i cristiani alla messa partecipano, cioè hanno parte attiva. Uno è un teatrino, non si può guardare alla televisione e non si ascolta quello che con lo Zeppelin hai trovato che ti sta meglio di quell'altri. Già Pio XII di santa memoria aveva stabilito che la messa per radio e poi con il Miranda Prorsus nell'8 settembre del 57 aveva detto alla televisione ci stia chi è paralitico, chi è talmente vecchio che nessuno lo può portare in chiesa, chi è con la febbre così alta che un po' fa di meglio. Non riuscisse proprio ad andare alla messa la domenica, si unisca alla preghiera. Cosa ne sia della pandemia? Un tocca a noi preti dirlo, tocca lasciarlo dire ai politici che tutti i giorni t'ammanniscono con numerini, con paure, con tutto quello che sappiamo, e però la Chiesa vuol dire a tutti che per aver parte alla Santa Cena del Signore bisogna, o gente, bisogna starci, essere presenti. Presenti con piedi, con la testa. Chi non capirebbe che a cena si va seduti a tavola? A cibarci non solo di parole che ti cambiano la vita, ma anche del corpo e sangue di Cristo. Chi è che un capisce? Chi un po' lo intende? Perché il resto della compagnia, vedete, ci sono dei segni che Padre Giovanni con la comunità di Staggiano hanno rimesso insieme, no? Pensate che bello aver posto il luogo della parola di Dio su un ceppo di olivo che riciccia, rifiorisce. La parola di Dio è così, porta il segno della pace e arriva anche quando pareva morto, riprende. Signore, stasera la faremo su una macina vera che ha macinato il pane dei tuoi antenati per chissà quante generazioni. Ti
credo che siano segni che non dobbiamo perdere. Occorre, siamo qui a fare che? A prendere l'impegno di costruire il nuovo. C'è un sacco di gente che si è chiesto perché abbiamo fatto festa per le sante Flora e Lucilla. Vedo di dirlo in poche parole, ma sentite. Il nostro grande vescovo Giovanni, che aveva lavorato per decenni a favore della pace tra impero e papato, sul fine della vita si rese conto che dalla crisi, anche allora c'era una crisi terribile, si scannavano a vista, si poteva uscire soltanto rafforzando le comunità locali. La sua forte presenza in Arezzo dall'82 al 98, dall'882 all'898, più di 1000 anni fa, si fanno sperimentare che per muovere il cuore e il pensiero degli aretini ci volevano dei segni. E che fa il vescovo Giovanni? Aveva fatto dei grandi favori ai papi di Roma. Quella volta c'era Papa Giovanni IX. E a Giovanni IX il vescovo d'Arezzo chiede che gli venissero dati i corpi santi di due ragazze, Flora e Lucilla. Papa Benedetto III, 30 anni prima, le aveva collocate provvisoriamente in un monastero sul Monte Amiata. Ma il vescovo d'Arezzo vuole averle con noi. Perché? Perché fossero un segno. Il segno della verginità vuol dire la dimensione soprannaturale, che non finisce tutto di qua, ma c'è un segno portentoso come delle giovani donne molto belle che scelgono di dedicarsi al Signore per tutta la vita, senza sposarsi, rischiando tanto, rischiando anche la solitudine, rischiando l'incomprensione. Il martirio vuol dire avere il coraggio del rischio. Aretini, ce l'avete voi il coraggio del rischio? Nella identità culturale del nostro popolo, sì, è un popolo capace di rischiare. Il vescovo Giovanni, da quest'operazione fatta, vuole cogliere dei temi alti e significativi. Il segno è un segno eloquente. Per gli antichi aretini lo fu in modo chiarissimo, capirono tutti, quelli di oggi un po' di meno. Nella storia della nostra città, queste due giovanissime figlie, una dal nome di Primavera e l'altra dal nome di Piccola Luce, Flora e Lucilla, sono il tema della riflessione di stasera. Il più difficile dei tuoi temi, io non so qual è, credo che tutto sommato ragionare di Flora, cioè della primavera della nostra chiesa, è un'avventura che mi piace davvero tanto. Se noi chiediamo aiuto al Signore,
gente si riprende, è sicuro che si riprende. Dio non ha mai abbandonato nessuno. Mi fate capire perché dovrebbe abbandonare noi? Ancora il vescovo Giovanni, mio grande predecessore, ci dice il modo. Lucilla vuol dire piccola luce. Te la senti? Ti fa un po' di luce in casa tua? Di ridare un po' di coraggio? Te la senti? Non servono le operazioni strepitose, quelle lasciatele fare a politici. A noi serve in chiesa la piccola luce di ciascuno, che se ti metti, lo vedete, è il segno pasquale per eccellenza. Non ci hanno fatto fare Pasqua quest'anno se non rinchiusi dentro la cattedrale a contarci che fossimo come dicevano gli altri. E allora Flora e Lucilla sono il segno pasquale della nostra Chiesa Aretina. Sono loro che ti dicono che dopo l'inverno viene sempre primavera. Sono loro che ti dicono che la piccola luce, l'avete in mente, la notte santa di Pasqua, è una piccola luce dal cielo pasquale e fai luce in tutta la chiesa, no? E così succede nella città, una piccola luce si chiama santità. Se tu fai il tuo, stasera, al suono incantato di queste campane di periferia, noi vogliamo riportare qua la speranza. Vogliamo che questo è, tra qui e Peneto, siamo il punto più orientale di tutta la città d'Arezzo, il punto dove sorge il sole. Ci proviamo. Un briciolo di poesia per riprendere verso. Non quelle cose noiose, stabilite da chissà chi, che ti rendono difficile la vita per andare avanti. Certamente, con l'aiuto di tutti i santi del paradiso, di Flora e Lucilla e di tutti quegli altri santi che ne abbiamo a centinaia, penso alle donne sante della nostra terra che hanno tenuto le famiglie insieme anche quando era difficile, penso agli uomini giusti che ce ne sono stati a migliaia di migliaia in ognuna delle nostre case. O perché li dobbiamo dimenticare tutti quanti e far finta che non siano esistiti? Con l'aiuto dei santi si può superare di tutto, anche il lockdown, anche le paure. Noi vogliamo dire, a scanso di equivoci, vogliamo dire la nostra gratitudine alle autorità che hanno fatto in modo che in terra d'Arezzo le autorità civili, le autorità sanitarie, hanno fatto in modo che in terra d'Arezzo questa terribile malattia quasi sia passata indenne, senza far danni. Me la lasciate dire una cosa in famiglia, proprio in famiglia, cuore a cuore. Da che è scoppiata la pandemia, amici miei, davanti alla Madonna del Conforto, gli aretini hanno pregato fino a perdere il fiato. Anche noi preti abbiamo fatto la parte nostra, eh? Mi diceva l'autorità che di morti di pandemia in comune non ce n'è stati. Non voglio dire che noi siamo privilegiati rispetto agli altri, però la visione soprannaturale
avere un occhio in più aiuta, aiuta davvero. Poi vogliamo pregare per tutti i morti, vogliamo pregare per i morti della nostra diocesi, i morti messi dentro le tombe in fretta e furia, con, mi raccomando, con solo 5 persone, no? Te pensa, more tu pa, e te un po' andarci neanche con tu figlioli al funerale, ma è tutti matti. Voglio pregare anche un solo numero, perché va bene, non so il numero, però voglio anche pregare per quei morti arrivati di notte con i camion militari per essere bruciati nel cimitero d'Arezzo senza nomi, senza aver neanche avvertito parenti. Ma la Chiesa li chiama ugualmente per nome e stasera preghiamo anche per loro, per questa parte di Bergamo che è venuta a finire la sua storia qui. Sai, quando dopo queste vicende gli è capitata a quelle famiglie una cassetta con un po' di cenere dentro, peggio un sacchetto di plastica dove c'era dentro l'orologino di mamma, il suo anellino da sposa. Va bene, abbiamo passato storie tristi, ora però si riprende, si riparte con questa celebrazione che vuole essere un segno per rivendicare i nostri linguaggi tradizionali. È la prima processione che si fa dopo la pandemia. Qualcuno portava in giro, ma che me ne importa a me. Il popolo vero ci siete. E tant'altri forse non hanno ancora saputo, ma staranno dalla parte nostra. Non che il nuovo sia fa processioni, però forse i diritti vanno conservati, eh? Non è che si deve sempre cedere anche quando non ce n'è bisogno. Stasera tutti insieme siamo un po' rivoluzionari, stiamo dicendo, pur col permesso di tutti, perché io le cose strane non le faccio, col permesso di tutti, siamo a dire che anche noi abbiamo il diritto di esprimerci e di dirla come ci pare. Le sante Flora e Lucilla, che hanno, grazie alla misericordia, alla parrocchia di Badia, alla parrocchia di Staggiano, hanno potuto fare dopo secoli un piccolo viaggetto nel loro, in ciò che resta di loro, ci aiutino dal cielo, perché tutti i nostri sogni, quello che ciascuno di voi ha nel cuore, si realizzino e che Dio ci aiuti. Coraggio, avanti, c'è tanta strada da fare ancora insieme.